Ministra Roccella, rapporto Anvur in merito alla parità di genere, evidenze nel mondo universitario, luci ed ombre. Intanto è importante avere un rapporto, è importante avere i dati divisi per genere. Questo è un punto da cui dobbiamo partire per valutare la situazione della parità di genere nei vari ambiti, in particolare nell'ambito accademico. Quindi grazie di questo rapporto. Sì, ci sono luci e ombre, c'è chiaramente un incremento nell'accesso agli studi universitari. Però, come spesso accade, quando man mano che la carriera prosegue, che insomma, si dovrebbero raggiungere posizioni apicali, invece lì scatta il soffitto di cristallo, come ha detto qualcuno, il pavimento appiccicoso, non ci si riesce ad arrivare e perché? Il problema è proprio capire dove noi possiamo intervenire per colmare questo gap, quindi perché questo accade? Accade sicuramente per la resistenza anche agli stereotipi di genere, che è importante battere anche proprio a livello culturale, quindi che l'università e il mondo della formazione, quindi la scuola, l'università, possono contribuire a superare, ma c'è anche l'elemento di conciliazione fra vita e lavoro che ancora oggi non è sufficientemente bilanciato. Quindi dobbiamo non soltanto considerare che dobbiamo dare un valore sociale alla maternità e quindi creare occasioni in cui la maternità è considerata un elemento di formazione, anche questo, cioè quando parliamo di life skills e di competenze, dobbiamo ricordare che proprio attraverso il materno, attraverso il lavoro di cura, si acquisiscono moltissime delle competenze che a volte poi vengono anche insegnate in appositi corsi, appunto, le life skills che vengono valutate e anche insegnate, si acquisiscono spontaneamente così. E dall'altra parte bisogna dare servizi e possibilità appunto di conciliare la vita familiare, la maternità, cioè la gravidanza, il parto, l'allattamento al seno, non devono, che sono tipiche, sono questioni che riguardano proprio il corpo femminile, la differenza tra uomo e donna, non devono essere un ostacolo alla carriera, devono essere invece, qualcosa che viene facilitato, accompagnato, accolto. Direi che questi sono i punti fondamentali e per quanto riguarda le STEM, la settimana delle STEM che abbiamo stabilito per legge deve essere un'occasione, anche con dei fondi tra l'altro dedicati, un'occasione per rendere il più possibile accessibili le materie STEM in generale a uomini e donne, a ragazzi e ragazze, in particolare ovviamente alle ragazze perché lì c'è il gap di cui abbiamo parlato. Però bisogna comunque far capire ai bambini, perché pare che i primi ostacoli, le prime chiusure, diciamo, nei confronti di queste materie avvengano molto precocemente, già verso i 6 anni. Ecco, bisogna far capire che invece non sono materie ostiche, complicate, inaccessibili, sono materie che in realtà investono anche il nostro quotidiano. E per fare questo, appunto, noi stiamo mettendo in campo già da tempo alcuni progetti, ma adesso con questa nuova legge li intensificheremo e cercando di incrociare proprio il sapere universitario, quindi le competenze appunto universitarie e quelle degli insegnanti scolastici, degli insegnanti delle elementari, delle scuole dell'obbligo, perché è lì appunto che bisogna cominciare a intervenire.